Quest'anno riprendiamo col tradizionale concerto di Natale, siamo ospitati alla Basilica di Santo Stefano il 23 di dicembre alle ore 21:15. Avremo un programma di musica varia che potrà accontentare un po' tutti i presenti, saranno brani noti, brani inediti e mancheranno i motivi natalizi. Credo che sia un'occasione per ripartire di nuovo tutti assieme dopo anni difficili, ritrovarci, farci gli auguri e festeggiare assieme. Grazie all'ospitalità di Don Federico, ci troveremo in Basilica, ovviamente l'ingresso è libero, vi aspettiamo numerosi per festeggiare assieme. Grazie. Allora, passo la parola al nostro presidente perché farai un saluto e poi andiamo avanti. Buon pomeriggio a tutti, grazie di essere intervenuti così numerosi. Un saluto chiaramente a tutti voi e alle autorità civili e militari qui presenti, rappresentati dalla regione, dalla città metropolitana, dall'amministrazione comunale che ringraziamo insieme a Mediaterraneo per la collaborazione con cui abbiamo organizzato anche quest'anno il Kungfugu. Come sapete è una tradizione ligure, nata appunto nel Medioevo, dove il capopopolo portava ad oggi in omaggio per scambiare gli auguri natalizi un tronco di legno per riscaldare la sua dimora, quello che poi è rappresentato dall'orfeggio, dall'alloro, che poi al termine di questa giornata bruceremo, in segno augurale, e con l'occasione però diciamo, faceva presente quelle che erano le lamentele che la gente aveva rispetto all'amministrazione, i cosiddetti, qui chiamiamo, uguri. Quindi io auguro a tutti chiaramente una bella giornata e saluto il doge qui rappresentato dal vice sindaco Gianelli. Ben trovò e sero duge. Benissimo, benissimo. Qui comincia il racconto delle varie istituzioni. Noi salutiamo tutti, naturalmente la Filarmonica, abbiamo gli amici alpini che ci delizieranno con un vibro lede non a pari, abbiamo la sciamata che poi ci fornirà un po' di farinato, non so che cosa faranno, lasciamo loro l'estro, e poi tutte le varie associazioni. Qui sono rappresentate tutte le associazioni di Sesi Levante. Salutiamo naturalmente l'Arma e Isili, la Finanza che tutti ci aiutano in questo momento. Grazie per essere qui. E cominciamo, perché io direi di partire però con la Filarmonica, abbiamo sentito l'inno d'Italia, adesso c'è un nostro inno che è quello del cuore. Ma sai che penso? Grazie. L'Associazione Culturale Oleodo va nelle scuole e promuove l'iniziativa nostra, quella di ricordare un po' il nostro parlato. Voi sapete che il dialetto è una cosa difficile perché in questi 330 km di Liguria, da Ventimiglia a Sarzana, è una cosa stupenda, meravigliosa.
ma difficile, perché il Ventimiglioso, il Brigasco, se dialoga con Sarzano non si capisce. Si capisce ciancianese e poi parla italiano. Ma se ne sta parlando con dialetto è difficile. Ma il bello di questa regione è la diversità dei dialetti. Quando un turista viene e dice, ma sono stato a Sesto Levante, o l'ho sentito parlare, mi va un po' da Mena, oppure va un po' da me. Poi va a, si trova a Genova e dice, beh, me ne va un po' da Mena, insomma, lo do ma, insomma, la cosa a cange, perché la bellezza della nostra regione è questa. Oggi, come dicevo, siccome l'Euro, l'Associazione Culturale Oledo, va nelle scuole e porta, grazie ai nonni, perché chi lo può fare se non i nonni, ti dà tempo libero, cioè ti dice, non so, ci sono dei nonni che vanno anche al bar, vanno a fumare, se ne stanno, e tanti invece si dedicano anche al portare le tradizioni delle scuole. Noi qui abbiamo due o tre ragazze di varie scuole, doveva esserci anche il mio nipotino, purtroppo questa maledetta influenza lo ha ridotto a 39 di febbre e non ce la fa ad essere qui. Cercherò di sostituirlo, ma chissà se Questo qui è un fenomeno, lo sentiste parlare genovese, parlo rosanese come mi mangio un menestrone, lo faccio. Anche gli altri, perché poi l'ultimo là l'ufficio di ciao Paolo, ecco, quello è un altro nonno che va nelle scuole e un altro che porta il dialetto sulla nuova cronaca. Ah, senti, qui come siamo, Cagusio, come siamo qua fuori? Cosa fanno? Siamo qua fuori. Come siamo qua fuori, eh? Allora, come siamo qua fuori? Va bene. Allora, questa qui è una favola semplice, molto semplice, che mi sono divertito a scrivere, perché così mi sembrava che due bambini, detta in genovese, potesse rendere allegria. E cerchiamo di farla. Allora, come siamo? Lei a fuori, su Pipin e Pipotto. Pipin e Pipotto sono due che abitavano su nell'entroterra. Adesso io ho un amico qui di Varese, dico, ne ho diversi, non me ne vorranno, spero. Molti anni fa, in un ridente paesino alle spalle di Sesto Levante, antico borgo di una nota famiglia di ricchi commercianti e papabili, dove la vita correva torna zaffata a una zolla di terra o a una bevuta in osteria, vivevano due inseparabili amici, Pipin e Pipotto, agricoltori che con la gente di mare avevano alcune similitudini, le fatiche quotidiane e i calli duri delle mani. Donne, giammai problemi. Un giorno, durante una pausa, davanti a un bicchiere di vino, Pipin disse a Pipotto, Pipotto rimase sorpreso, già che i due non conoscevano quel paese, non lo avevano mai visto. I due non avevano mai valicato da est ad ovest il valico di Verba. E va bene, dice Pipotto, bisogna partire presto però. E venne il giorno della partenza. Mattina presto, la solitaria corriera già pronta, infatti dopo gli ultimi ritardatari, l'autista mise in moto e partì. I due amici, sempre vicini, con non poca ansia, scusate se faccio un po' di causa, guardarono e ammuirono con un cenno del capo. Ti metti di conto come le cacciò questo mondo, ora se va a prendere il bicetto e ti vedo dove ti vuoi. La vera, La corriera, arrivata a San Pietrovaro, fece sosta. E salirono altri passeggeri e nuovamente si parte. Che tempo ormai? La valle di licenze mi sono cacciato. E Pipotto, te ragione, progresso, solo un progresso. Giunti a Velva si spalancava la stupenda vallata del Petronio e i due sembravano passeggeri consapevoli. Oh, guarda, tutti in discesa. E Pipotto, i funzionari freni, superati i vari paesi della Val Petronio, la corriera giunse in prima mattina a Piazza Sant'Antonio a Sestri. Pipin e Pipotto con loro mandino a gruppi, pieno di ogni
ben di Dio, si incamminarono verso il mare, videro le lampare. Pensa che porto, vanno a pescare con la luce. Quando te dici anche te in pesce. Oh, che gli bello. Giunsero sulla punta del molo, dopo non pochi, oh, di meraviglia, una giornata che di più belle non si poteva, un cielo sereno che si rispecchiava nel mare, tingendolo dello stesso colore. I due rimasero senza parole e si guardarono. Belli, in anteggio questo fatto. Ecco, la conclusione è questa. Meravigliati perché il bello del mare, il colore del mare, sembrava sul fatto di rame. Un bambino ci piccì. Lina Lane, dialetto genovese. Un bambino ci piccì, con la sua testa di ciurino, con la sua casa bella letta, perché stava Elisabetta. Elisabetta fiava, la Madonna reclamava, San Giuseppe fu a bancare e il bambino fu a nanare. Poi la traduzione è, oh bambino così piccino, con la testa riccioli, con la sua casa pulita che ci abitava Elisabetta. Elisabetta filava, la Madonna ricamava, San Giuseppe fa il falegname e il bambino fa la nanna. Una, che bella fortuna, due, che belle scignure, tre, che belle spuse, quattro, Maria le tusa, cinque, che belle rose finte, sei, le galante le ho visto bene, sette, che belle ciapelette, otto, che bello pancotto, nove, che belle ore, dieci, a più che inura mi accende. Bravo, bravo! Bravo! Noi comunque oggi abbiamo qui l'assessore, il consigliere Boitano e il vice sindaco della città metropolitana, il dottor Scalerra, e li ringraziamo perché fortunatamente devo dire che magari che non più me vale, ma ogni tanti che sono, o meglio sempre, anche se lui la mangia, questo bicchiere, anche se lui la mangia. Dimmi, come ti chiami? Alessandro. Oh, Giulio Alessandro, sa cosa ne è? Dimmi la poesia, dimmi la un po'. Lascio un disperato insieme a Lazio e a Luna. Se sbatti che non comincia a vincere, perché ti vedi lì, tanto che mi temo di me lasciare. Perché io amo tutto lì, come le tue mani quello di genere. Adesso dimmela un po' in italiano, perché poi magari tanti non lo capiscono, eh. Vicino a bambino, qui davanti al presente, caro bambino, io mi dici in casa proprio come un bambino. Lasciami in questo angolo insieme a Nasio e a Ciuve. Sento batterti il cuore piano piano. Vedo che mi guardi, vedo che mi sorrisi. Tanto che io ti manchi i miei bacini. E ti rimando di cuore come quando ero ragazzina. Bravo, bravo Luciano. Oh, che mo? Sorso. Giorgio. Poi San Sorso, eh? San, che mi sono di zero, però. Che fa bene, Du resto. Stamattina siamo stiamo, ce lo devo dire, questa è una cosa importante, perché il poco di tanti fa molto, ricordate, me lo diceva sempre padre Berardo dell'Antoniano. Questa mattina, sono Lerdo con gli amici della cooperativa Olivicoltori Sestrese, abbiamo portato un piccolo obolo alla Ben degli Orsi, e poi lo fa questo. La Ben degli Orsi e del professor Boschettini è un'associazione che ha messo in piedi un sacco di appartamentini, case, li fa tanto bene e accoglie parenti dei malati che sono al casino. Allora, Giorgio, per chi cosa è? Il Natale e Natale. Bene. Il Natale e Natale, che è più scelto di te, il Natale e Natale, il giorno Natale, quante volte questa è più bella se fai la tavola. Vengo bambini dentro la banda, che è molta pancia ma tanto bella. Ma io con Peppino, tu la sedere, tu sei la bella, è un po' di un sorco. Vengo bambini, vengo bambini, vengo bambini. Se riunisci a famiglia, con panduce e turini, con taleri, prodigio, cantieri, dici suini. Ma se poi c'è gli avanzi, vedi in casa un gà, e se prendo per quelli che si passano su
questa è praticamente l'opera che l'Associazione Culturale Loreto fa grazie a questi signori. Alla festa dei bambini, sottotitoli tutte le sale, le fantucci e le galline. Ma che sono anche sanette, i vigili grande pane, i vigili congiunti la strumento siberiano. Come sempre si lamenta e purtroppo la vede. Non va bene, argomenta, alle sporca si vede. Tutto dice moscendi con bella signora e mo sperò come moscion delle mie capitale della cultura. Sai appena l'occasione. I politici sono le guma e con tante emozioni trovano un treno che a Roma, da a Roma, e non perdono l'occasione. Ma ora è un bello casino, che sai a lotta tra destra e manca, tra Piero, Elisa e Valentin, che assentarsi in sciabanca. Ricordate che a Sestri, se tempo di memoria, non sono tutti onesti, e purtroppo non c'è storia. Perciò, in le prossime votazioni, quando un gabinetto in cabina sai è, c'è a me, tene attenzione a mia apparatura e l'onestà. Come dice il paese, che ho finito, le matriosche e rufie, stai lontano e di nevezzo. Ho tocca a te. Cari concittadine e cari concittadini, tocca a me oggi, come sindaco reggente, porgere un affettuoso saluto a tutte le autorità, alle associazioni, alla Filarmonica Città di Sestri Levante e da tutti coloro che assistono oggi alla cerimonia del Confuego, evento davvero memoriale. E siete anche tanti, grazie. Pur nella consapevolezza che ognuno può portare nel cuore gioia, affetti, fatiche, rabbia e sogni, le festività natalizie e l'arrivo del nuovo anno rappresentano sempre un importante momento di riflessione e di speranza. Desidero porgere a ciascuno di voi gli auguri dell'amministrazione comunale per le prossime festività natalizie e del nuovo anno. Buon Natale quindi a tutte le cittadine e cittadini di Sestri Levante. Buon Natale ai bambini, che sono la nostra gioia, la più grande ricchezza della città. Buon Natale a tutti i nostri giovani, speranza per il futuro, che meritano tutta la nostra fiducia. Buon Natale agli anziani, custodi delle nostre radici e di una memoria storica che è insegnamento di vita. Servo Natale, o carifice, viva i Natali de Vela, non sono come quelli di tant'anni fa, quando in te case che era Ramadan, ma lì è una festa da tutti sentia, in chiunque strada e con tanta allegria, per un denaro nostro Signor, regno che in terra portava il suo amore. E con tutti i strani di regali gli portava un bambino, un ballone da 2 franchi, la bambuccetta, che felice a fare la figetta. Un trenino della mera con la corda a molla, se fa un presepio con papere e colla, l'erba cocca e a fena smantegata, per dà l'idea che vi era negliata. A sciglia una grotta o una cabana, con trento un bœuf e in sciapaccia, fin con 3 pecore con l'asenino, per tenere caldo un santo bambino. Ma l'erba di avetro si stava ancora, in giro i figgioli in gran confusione, e appena le rampe nascono e restuino, valetta con l'umore del vetro rogerino. In cucina che era remesso per cui io gioco a punto, tira io il pastare e fa un ciumone. Il nostro pantuse con vignetta la mela, lo feggio insieme ci andò dritto in pelo. Si andava a messa di mezzanotte, tutta la famiglia con i figli in giamè, mantellina a capotti e in giù in cervè. E un dì di denaro in sciatoa da pranzo, che a posto vero che si occupò, da fre proprio da un signor mandò. Grazie a tutti.